colesterolo alto, colesterolo buono, colesterolo cattivo. La verità è che quasi nessuno esattamente sa che cosa sia il colesterolo, tantomeno quali siano le sue funzioni, e quindi si creano molti miti e luoghi comuni. Poi ci sono persone che mangiano bene, stanno attenti all'alimentazione, si muovono e hanno comunque il colesterolo alto. Si parla di colesterolo familiare o colesterolo genetico. E allora in questo caso che fare? Se vuoi avere le idee più chiare, segui questo video fino alla fine perché ti spiego tutto. Ciao, sono Angelo Lacorte, personal trainer, life coach e grande appassionato di miglioramento della performance umana. La mia grande missione è quella di aiutare le persone a raggiungere il proprio obiettivo fisico, mentale e di salute vivendo felici. Se sei interessato a tematiche come perdita di peso, digiuno intermittente, allenamento, alimentazione sana e consapevole e tutto quello che c'è da sapere per perseguire uno stile di vita sano a 360 gradi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i contenuti che pubblico ogni settimana. Il colesterolo è in ogni cellula del nostro corpo. È parte fondamentale delle membrane cellulari, aiuta molecole utili ad entrare all'interno della cellula, così come impedisce a molecole indesiderate di entrare e quindi di restare al di fuori. Pensate che proprio il nostro corpo, se stesso, produce il colesterolo per assolvere a tutte le funzioni che ci occorrono. Una parte viene prodotta dal nostro corpo, una parte viene introdotta col cibo. Il colesterolo è particolarmente importante per le funzioni cognitive. Nonostante il nostro cervello rappresenti il 2% del peso totale del nostro corpo, utilizza ben il 25% di colesterolo che produciamo e che introduciamo con l'alimentazione. Come mai così tanto in così poco spazio? Perché il colesterolo aiuta i nostri neuroni a comunicare tra loro e quindi è fondamentale. Il colesterolo è il blocco di costruzione dei nostri ormoni sessuali come estrogeno, progesterone e testosterone. È anche fondamentale nella produzione della bile, che serve per regolare grassi, colesterolo stesso e metabolismo del glucosio, ed è indispensabile per assorbire le vitamine solubili nei grassi. Attenzione, il colesterolo non è un grasso, è una molecola che viaggia nel nostro sangue insieme ai grassi ed è anche contenuto nei grassi degli alimenti. Il colesterolo è la prima cosa che può essere separata dal nostro sangue, quindi abbiamo iniziato a studiarlo e associarlo ad un po' tutti i tipi di disturbo. Quando poi si è capito che non era il colesterolo in sé la causa di determinati disturbi, l'attenzione si è poi spostata sul tipo di colesterolo. Quindi si è iniziato a parlare di colesterolo LDL e HDL, low density lipoprotein, high density lipoprotein. In realtà queste due non sono neanche colesterolo, ma sono lipoproteine, proteine a bassa densità, low density lipoprotein, è stata definita come colesterolo cattivo, e quella ad alta densità, high density lipoprotein, che è stata definita come colesterolo buono, definendo l'LDL come la proteina che trasporta il colesterolo all'interno delle cellule e l'HDL come la proteina che lo prende dalle cellule e se lo porta via. Ma questo ad oggi si sa che in realtà è molto impreciso e approssimativo. E quindi è stato visto il problema non essere il colesterolo in sé per sé, quanto il fatto che l'LDL deposita il colesterolo all'interno delle arterie a causa dell'infiammazione. E questo capita spesso quando si mangiano grassi poveri e processati, o ad esempio quelli che si trovano nei grassi industriali, come l'olio di mais, l'olio di colza, l'olio di soia e così via. Quindi il problema vero non è quanto colesterolo LDL hai nel sangue, ma la pessima qualità dei grassi contenuti all'interno del tuo colesterolo LDL. E questo è ben diverso. Quello che c'è da capire è che non si deve parlare tanto di LDL e HDL come buono e cattivo, quanto che il colesterolo HDL aiuta a proteggere e riparare il colesterolo LDL quando è danneggiato dall'ossidazione. Cerchiamo di capire una cosa fondamentale. Quando noi mangiamo grassi, i grassi non possono nuotare liberamente nel nostro sangue. Vengono quindi prima spacchettati in acidi grassi e poi messi a gruppi di trigliceridi. E a questo punto, non potendo nuotare nel sangue, hanno bisogno di barchette che li trasportino. E queste barchette sono appunto le lipoproteine di cui parlavamo prima, LDL e HDL. Per capire, colesterolo e trigliceridi sono i passeggeri di queste barchette che sono le lipoproteine. Qui c'è da fare chiarezza. Il colesterolo è talmente importante per il nostro corpo che, come già detto, lo produce da solo, perché tra le sue tante funzioni ha quella di riparazione cellulare. Ora immaginiamo queste barchette piene stracolme di passeggeri che, quando sono così piene, prendono il nome di VLDL, Very Low Density Lipoprotein, lipoproteine a bassissima densità. Quando queste barchette scaricano quasi tutti i passeggeri, diventano LDL.
Quindi tornano lipoproteine, semplicemente a bassa densità. Ora, una persona molto in forma non ha bisogno di tantissima riparazione cellulare, quasi nulla possiamo dire. Quindi queste barchette non scaricheranno il loro colesterolo, e le barchette che non scaricano il colesterolo convertono tutto questo in HDL, proteine ad alta densità, che quindi riportano il colesterolo verso il fegato. Una volta che l'HDL ha raggiunto il nostro fegato, qui il colesterolo verrà utilizzato per produrre ormoni sessuali, e anche questo è il motivo per il quale mangiare grassi aiuta alla produzione di testosterone. Da qui tutti pensano che la causa delle placche delle arterie sia il colesterolo, mentre il colesterolo è ciò che cerca di intervenire per riparare la situazione. Qual è allora il reale problema? È che quando il colesterolo viene richiamato per riparare le arterie danneggiate, le barchette LDL piene di colesterolo sono molto grandi e si vanno ad incastrare quando sono molte all'interno delle arterie, ed è per questo che poi si formano le placche. Ma qui c'è da ragionare: l'LDL non è la causa, ma la conseguenza. Non dobbiamo chiederci tanto quanto colesterolo LDL abbiamo in corpo, ma dobbiamo chiederci che cos'è che causa danni nelle arterie che poi vanno a chiamare questo eccessivo colesterolo. La risposta qui è l'infiammazione corporea. Il vero nemico non è il colesterolo, ma l'infiammazione. Il colesterolo cerca solo di riparare l'infiammazione, e meno male che c'è. Quindi se noi eliminiamo l'infiammazione, quindi risolviamo il problema alla base, il colesterolo non darà più alcun problema. Il problema, ripeto, è quando richiamiamo troppo colesterolo per via dell'eccessiva infiammazione, perché le arterie sono troppo danneggiate. Bene, cos'è che causa l'infiammazione? Zucchero, cattiva alimentazione in genere, quindi alimenti trattati, raffinati, carne piena di antibiotici, ormoni e così via. Obesità, quindi essere fortemente in sovrappeso. La mancanza di esercizio fisico, quindi se vogliamo la sedentarietà. Lo stress in generale e un sonno di pessima qualità. Sono queste le cose che si dovrebbero evitare, combattere e prevenire. Non è il colesterolo in sé per sé. Come si fa ad eliminare l'infiammazione? Mangiando in maniera corretta, eliminando zuccheri e cibi raffinati, industriali e trattati, fare digiuno intermittente riduce drasticamente l'infiammazione, fare esercizio, quindi muoversi ogni giorno, tanto meglio allenarsi, fare meditazione perché cura lo stress, e ti lascio qui il collegamento con un video completo dove spiego come funziona la meditazione, fare la doccia fredda aiuta anche questa a ridurre drasticamente l'infiammazione, e ti lascio qui il collegamento con un altro video completo che ho fatto dove spiego come iniziare, come approcciarsi a questa disciplina, dormire di qualità, e ti lascio sempre qui il collegamento con una playlist completa dove spiego tutto quello che c'è da sapere sulla qualità del sonno, e ovviamente raggiungere il proprio peso forma. Per raggiungere il proprio peso forma, la cosa che c'è da fare è integrare tutti questi fattori insieme. Tralasciarne uno non ci porta a raggiungere il nostro peso forma. Tutto questo riduce l'infiammazione e quindi ci porta a non incorrere in problemi di placca aterosclerotica. C'è chi ha i livelli perennemente alti di colesterolo per un fattore familiare o genetico, e quindi è ovviamente ancora più importante che stia attento a questi fattori. Ma ricordiamoci sempre che il problema non è il colesterolo LDL in sé per sé. Ci sono studi molto recenti che potete trovare anche sul libro Il codice della longevità del dottor Jason Fung, che dimostrano che l'LDL di persone molto in forma può essere anche a 350, ma significa zero, perché se c'è una grave infiammazione allora può esserci anche una grave condizione, ma se sono in forma e non ho infiammazione, allora questo colesterolo in più non sarà in alcun caso un problema, andrà semplicemente un po' alle cellule per dargli energia, un po' al fegato per produrre ormoni, un po' nella costituzione delle membrane cellulari e così via. Questa è la risposta più semplice al colesterolo alto e al rischio di patologia cardiovascolare. Il colesterolo è una conseguenza, non una causa delle patologie cardiovascolari. Concentriamoci sul prevenire le patologie cardiovascolari attraverso l'alimentazione corretta, il digiuno intermittente se ci piace farlo, l'allenamento, il movimento, l'esercizio fisico in generale, la cura dello stress, la meditazione e la qualità del sonno. Allora sì, staremo facendo tutto quello che c'è da fare per arrivare al giusto peso forma, quindi perdere peso in eccesso se c'è da perdere peso, staremo facendo tutto quello che è necessario per vivere una vita sana a 360 gradi. Se vuoi sapere come fare per essere in forma e quindi evitare che il colesterolo diventi un problema, seguimi sugli altri miei canali social come Instagram e TikTok, e ti invito inoltre ad iscriverti nella mia community, al gruppo Facebook Angelo La Corte PT. Qui troverai una grandissima community con tantissimi contenuti, PDF, guide sull'alimentazione, video sul digiuno
intermittente, troverai addirittura nella sezione file un ricettario con ricette e salutari da utilizzare subito. In più ci sono io, pronto a rispondere a tutte le tue domande insieme a tutti gli altri membri del gruppo. Potrai partecipare alle dirette live e tanto altro ancora per perseguire tutti insieme uno stile di vita sano a 360 gradi. Mi sembra di aver detto tutto. Se ci sono dubbi, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Grazie per essere arrivato fino alla fine e ci vediamo nel prossimo video.